tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Due feriti a causa del forte vento che sta flagellando le Marche. I 5 Stelle sospendono la Frequellucci, che però da oggi è il nuovo assessore della giunta PD guidata da Ricci. A Terre Roveresche il sindaco Sebastianelli interviene per parlare del nuovo digestore anaerobico a Barchi e organizza un'assemblea pubblica per la settimana prossima. Ecco Barbie Greta, il carro firmato da Mauro Chiappa, ispirato all'attivista svedese. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV al nostro consueto appuntamento con l'informazione locale. Occhio alla Notizia sul canale 17. Cominciamo dalla cronaca e dal maltempo, il forte vento che sta flagellando l'intera regione. Due le persone ferite, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco. Vediamo. Centro Italia tutto, ma principalmente le regioni che si affacciano sulla costa, sono da ieri sotto lo scacco del vento di burrasca forte, con venti fino a 90 km all'ora lungo tutto il litorale, come recita l'avviso di condizioni meteo avverse emesso dalla Protezione Civile delle Marche. Chiamati a fronteggiare le conseguenze di questa situazione, ovviamente le squadre dei Vigili del Fuoco, che alle 10 avevano ancora 80 chiamate da evadere in tutta la regione e 90 gli interventi invece effettuati tra rami pericolanti, tettoie di velte, guaini isolanti staccati e cadute di calcinacci. Anche nella nostra provincia, a Pesaro, Fano e Urbino, non si contano gli interventi effettuati, anche oltre che dai pompieri per rami pericolanti o rami sulla sede stradale, anche da parte della Protezione Civile, dalle squadre comunali e di ANAS, oltre che quelle provinciali, per i tratti di loro competenza, come lungo le strade provinciali 32 in località Monbaroccio, la 26 nei pressi di Cartoceto e a Monte Ciccardo lungo la 57. Ma probabilmente il costo più alto per i danni lo ha subito il comune di Sant'Ippolito, dove due grossi tronchi di un altissimo pino si sono staccati crollando sui padiglioni del cimitero cittadino, causando danni alle coperture per diverse migliaia di euro. Fortunatamente però non si registrano persone coinvolte, oltre che lungo la strada provinciale 77 al confine col comune di Barchi, dove un grosso cipresso si è abbattuto all'altezza del civico 17, mettendosi di traverso lungo la strada, ostruendola completamente, ma grazie al pronto intervento di una ruspa attivata dal comune, la viabilità è stata ripristinata in pochi minuti. Di Terre Roveresche, nel borgo di Orciano, il parabrezza di una appunto parcheggiata è stato centrato da un grosso mattone caduto dal tetto che lo ha sfondato. Fortunatamente a bordo dell'auto in quel momento non c'era nessuno e sempre a Orciano il vento forte ha sradicato una grossa pianta vicino alla sede stradale. A Fano poi, lungo la strada che porta a Carignano, piante e rami lungo la strada, come nei pressi anche della frazione di Caminate. Ma i danni del vento si sono estesi anche alle strutture, come a Carrara, dove la copertura di una casetta è stata fortemente danneggiata, o nei pressi del Codma di Rosciano, dove alcune strutture sono state abbattute dalle raffiche di vento. Stessa sorte è toccata anche alcune segnalettiche stradali che sono state messe a terra in località Falcineto. Nella regione la linea ferroviaria Ancona-Roma, nel tratto del comune di Rosora, ha subito rallentamenti per breve tempo a causa di materiale che il vento ha depositato sui binari. Questa mattina poi un uomo è rimasto ferito a causa della caduta della guaina di una copertura di un tetto in via dei Sabini ad Ascoli Piceno, soccorso subito dal 118, è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni in condizioni non gravi. A Tolentino invece i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza di un'impalcatura pericolante. E in giornata si registra anche un secondo ferito nelle Marche, a San Severino, in località Marciano. Un grosso pioppo è caduto a terra,
colpendo un'auto di passaggio, il cui conducente è rimasto ferito. Fortunatamente l'impatto con il mezzo, un fuoristrada Isuzu, è stato attutito dalla scarpata su cui il pioppo è caduto prima di centrare il veicolo. Il conducente comunque è stato subito soccorso e trasportato all'ospedale. Forte vento, che dicevamo, ha colpito anche il resto della regione. Andiamo a vedere queste immagini che arrivano da San Severino, nella zona di San Severino Marche. Un camion vela che è stato ribaltato dalle raffiche di vento che a quell'ora soffiavano a 100 km orari. Leggermente ferito il conducente. E queste sono le immagini. Adesso invece torniamo a terre roveresche, dove il forte vento ha causato danni anche a questa casa rurale. Il vento forte, le raffiche hanno prima abbattuto una finestra, poi l'intera parete esterna di questa vecchia casa. Rimaniamo a terre roveresche però, perché il sindaco del comune Sebastianelli interviene oggi nel nostro telegiornale per fare alcune precisazioni sul digestore anaerobico che una società privata ha intenzione di realizzare proprio nel suo comune, e lancia un appello ai cittadini a partecipare la prossima settimana ad una assemblea pubblica. La gestione dei rifiuti urbani è una voce pesante nei bilanci delle amministrazioni comunali, e per questo che i governanti cercano soluzioni alternative lungo tutto lo stivale, con diversi approcci al problema e anche diverse soluzioni. Oltre che essere quell'ambientale un tema legato a questa problematica, c'è anche un altro aspetto preponderante, ovvero l'aspetto del ritorno economico che questi impianti generano attraverso produzione di biogas o compost utilizzabile nell'agricoltura come fertilizzante, anch'esso biologico. Il tema del digestore per la gestione dei rifiuti organici è entrato a gamba tesa anche nei dibattiti cittadini di Fano, sia politici che della gente comune, dopo che ASET ha annunciato di volerne realizzare uno sul territorio comunale. Ma mentre gli schieramenti dei pro e dei contro si sfidano a colpi di dibattiti, incontri pubblici, esperti e non esperti, fa capolino in questi giorni un terzo soggetto, la Feronia SRL di Porto Sant'Elpidio, che ha realizzato e presentato in provincia un progetto per un impianto da realizzare nel comune di Barchi, su un terreno privato adiacente alla discarica pubblica chiusa da tempo di Ca' Raffanello, un progetto cucito su misura sulle esigenze della provincia, ovvero 40.000 tonnellate. Progetto inviato nei giorni scorsi anche al comune di Terre Roveresche. Noi abbiamo ricevuto come amministrazione comunale il progetto sabato scorso, lo troverete da oggi caricato sul sito. Non ha nulla a che vedere con il progetto di Fano dell'ASET e degli altri, quindi quella è una questione e questa è un'altra. Adesso, già la prossima settimana, faremo un'assemblea pubblica con i cittadini, perché chiaramente questo progetto decidono i cittadini. Noi siamo a guardiani della nostra comunità, daremo le informazioni corrette e poi i cittadini decideranno con un'assemblea pubblica, nelle assemblee pubbliche, con le informazioni. Il progetto che ci hanno inviato, perché l'autorizzazione della provincia, e ancora stiamo aspettando la comunicazione ufficiale che dall'inizio all'iter autorizzativo, e quindi noi l'abbiamo già inviata alla cooperativa Articolo 32, che è il nostro partner da sempre, per appunto fare un'analisi scientifica approfondita di tutti gli aspetti, anche perché la cittadinanza va informata in maniera corretta e capillare, e poi dopo la cittadinanza decide quello che può essere l'iter e quello che può essere anche il risultato. Voi sarete chiamati anche a esprimere un parere in conferenza di servizi, quando sarà? Certo, quando sarà noi dovremo esprimere un parere, come penso anche agli altri enti coinvolti, e chiaramente il nostro parere sarà la risultanza di quello che la comunità vuole.
La pentastellata Francesca Frenquellucci è da oggi assessore all'innovazione nella giunta guidata da Matteo Ricci, giunta espressione del Partito Democratico. Da Roma però per lei è arrivata la sospensione cautelativa da parte del Movimento 5 Stelle. La politica non può più andare avanti solamente con lo scontro. I cittadini sono stanchi, vogliono fatti concreti. Il Collegio dei Probiviri ha inviato alla consigliera dei 5 Stelle una mail nella quale le comunica che è stata sospesa cautelativamente in attesa di approfondimenti dal Movimento. Lo annuncia la stessa Frenquellucci che in un post su Facebook ringrazia il Movimento 5 Stelle per aver ascoltato il suo appello. La risposta non è tardata ad arrivare dai grillini. Subito dopo la nomina di Frenquellucci e la firma di accettazione dell'assessorato all'innovazione, entrando così a far parte della giunta guidata dal sindaco PD Matteo Ricci, primo caso del genere in Italia. Durante la conferenza di presentazione del rimpasto della giunta, la Frenquellucci si sente propositiva. Il laboratorio politico a Pesaro funziona, dice. In qualità di assessore posso decidere e deliberare portando avanti temi cari da sempre al movimento, tra cui rete sociale, potenziamento della sicurezza e università. Resta un nodo da sciogliere in vista della sospensione del gruppo consigliare dei grillini, che ha permesso alla Frenquellucci di ricoprire il ruolo di capogruppo in opposizione. È chiaro che io vorrei non essere abbandonata dal Movimento 5 Stelle perché ho fatto un ottimo lavoro, tutto in trasparenza, mi sono sempre confrontata con gli attivisti e poi anche il nostro regolamento al punto 4 e 5 fa capire che io ho fatto il bene per i cittadini, ho portato avanti il mio programma. Vorrei riuscire ad avere un incontro a Roma e spiegare tutto il procedimento che è stato fatto in questi mesi, perché i risultati sono stati ottenuti, ci siamo riusciti. Questo laboratorio Pesaro, chiamiamolo laboratorio Pesaro, è riuscito nell'intento e va nella direzione di aiuto per i cittadini. Finalmente una politica concreta, quello che i cittadini stanno chiedendo da anni. La decisione giusta è quella di autosospendermi, lo faccio, però non voglio essere abbandonata dal Movimento 5 Stelle, io devo portare avanti le ideali del perché anche sono stata eletta qua nella città di Pesaro. Il primo cittadino si dice molto rispettoso del dibattito interno dei 5 Stelle, intanto risulta essere determinato a rafforzare la squadra di Pesaro. Abbiamo dimostrato che, superati i pregiudizi, nel contesto politico nazionale nuovo la collaborazione funziona e porta dei risultati per i cittadini. Sono molto contento di questo, oggi abbiamo una squadra più forte, Francesca farà sicuramente un ottimo lavoro come assessore all'innovazione. Abbiamo tre consiglieri del gruppo 5 Stelle ai quali chiedo la massima collaborazione, non ho chiesto di entrare ufficialmente in maggioranza, ma gli ho chiesto di rafforzare ulteriormente la collaborazione con il governo della città. Credo che sia un buon esempio a livello nazionale e spero che altre realtà possano seguire il nostro esempio. Venerdì prossimo a Fano si terrà una giornata di studi dedicata a Leonardo e a salire in cattedra ci saranno curatori di mostre a livello internazionale. Noi siamo stati protagonisti di una mostra su Leonardo e Vitruvio e allora abbiamo pensato di promuovere un'iniziativa a livello nazionale che raccontasse un po' quello che è successo in questo anno straordinario su Leonardo, sul cinquecentenario. E abbiamo chiamato a raccolta alcune tra le mostre più importanti che sono svolte in Italia e in Europa. Sono circa 14 le mostre che verranno raccontate attraverso i loro curatori, attraverso studiosi di grandissimo valore, attraverso direttori di grandi musei italiani. La mostra, oltre il cerchio e il quadrato, ha inequivocabilmente segnato un passaggio importante nella narrazione di questi due individui protagonisti assoluti della loro epoca, ovvero per la prima volta è stato stabilito il punto di congiunzione tra loro attraverso i disegni e gli scritti di Leonardo, cosa che fino alla mostra di Fano non era mai stato mostrato e documentato. Ma quali sono gli aspetti anche che verranno analizzati in questa giornata di studi? Capire effettivamente le novità di queste mostre, capire queste mostre come hanno raccontato Leonardo in questi anni, ma chiedendogli anche cosa è successo con Vitruvio, cioè quali sono stati gli elementi di novità che sono emersi in questo rapporto. Fano è stato protagonista in questo, nella sua mostra, in cui ha cercato di andare oltre il rapporto con l'uomo vitruviano, cioè di trovare un rapporto molto più profondo tra Leonardo e Vitruvio, e credo che ci siamo riusciti, ma lo vogliamo chiedere anche agli altri. Il calibro
celebro degli studiosi e curatori che saranno presenti a Fano il 14 febbraio, cosa assai rara, tra l'altro, vederli assieme e assistere alle loro disquisizioni contemporaneamente in un unico contenitore, ha anche un'altra valenza, riconducibile però all'organizzazione, ovvero il Centro Studi Vitruviani di Fano. La cosa che mi inorgoglisce, ci inorgoglisce, è che dopo 10 anni portare a Fano tutti questi studiosi, fare di Fano il centro, la capitale d'Italia su Leonardo e Vitruvio, implica anche un riconoscimento del mondo scientifico, del mondo accademico, del mondo della cultura rispetto a questa città. Prosegue il nostro viaggio nel mondo della cartapesta. Questa sera vi facciamo vedere in anteprima il carro ispirato all'attivista svedese Greta Thunberg. È un carro realizzato da Mauro Chiappa. Vediamo. Il carnevale è goliardia, divertimento e satira. E chi meglio della giovane studentessa svedese del momento, che sta sensibilizzando un'intera generazione, può essere rappresentata in questa edizione dedicata all'ambiente del carnevale di Fano? Esatto, avete proprio indovinato, Greta Thunberg, o meglio conosciuta come l'artefice delle manifestazioni per promuovere politiche e comportamenti sostenibili da tenere in tutto il mondo. Sotto i riflettori dei grandi media, ormai da diverso tempo, anche il carrista fanese Mauro Chiappa, dell'associazione Fantagruel, ha ben pensato di realizzarla in una versione un po' particolare. Allora, dunque, questo è il mio carro dal titolo Barbie Greta, è un carro di seconda categoria. È una caricatura di Greta, Greta Thunberg, il personaggio dell'anno, legato naturalmente al tema dell'ambiente del Carnevale di Fano di quest'anno. Che cosa rappresenta? Greta rappresenta tutti noi. È un carro realizzato in maniera giocosa, spiritosa, molto fiabesca, però è un po' come diciamo l'orchestra del Titanic che suona mentre affonda la nave. E questo è il messaggio che volevamo lanciare. È sicuramente una visione, al contrario di quello che può sembrare esteticamente, è una visione pessimistica della realtà, dove uomini e animali sono sopraffatti da quello che è in realtà la filosofia occidentale del profitto. Greta è vista dentro la scatola come una moderna Che Guevara che combatte per un ideale importante, ma che, come il famoso rivoluzionario argentino, finirà in qualche t-shirt o diventerà una bambola. L'iconografia del carro, si può vedere, vedrete, è quella delle bambole di Barbie, quindi anche tutti gli animali che saranno di corollario sono stati scolpiti e realizzati seguendo quella linea grafica e anche loro, vedrete, ahimè. E a proposito di carnevale, vi ricordo che il sindaco di Fano Massimo Seri ha emesso un'ordinanza che riguarda il divieto di utilizzo di ombrelli per la raccolta del getto di dolciumi nel corso delle 3 sfilate che, come sapete, sono previste per i giorni 9, 16 e 23 febbraio prossimi. L'ordinanza si estende anche al divieto di utilizzo di bombolette spray e la vendita e consumo di bevande alcoliche dalle ore 15 alle ore 19 e l'uso di bottiglie di vetro o lattine all'interno di aree pubbliche. I trasgressori potranno incorrere in sanzioni. E con questo chiudiamo qui la nostra questa edizione del telegiornale. Occhio alla notizia, domani mattina alle 7 ci sarà la rassegna stampa, come sempre in diretta, dunque vi aspettiamo puntuali. Arrivederci.